Due storie importanti, e qui introduco appunto Rosa Maria, perché la storia di Santa Scorese, nel contesto in cui viviamo, ci spiega molte cose. Lo diceva anche Sua Eccellenza benissimo nell'omelia, ci spiega innanzitutto l'importanza di una scelta portata fino in fondo, forse anche all'estremo del sacrificio. E poi ci spiega, soprattutto, e questa è la testimonianza diretta appunto della famiglia, l'importanza del perdono. Ecco, io voglio chiedere proprio a Rosa Maria come cresce, Santa all'interno dell'ambiente dell'oratorio e che cosa apprende in questo ambiente. Siamo qui per inaugurare un oratorio, non potevo non partire da questa domanda. Beh, innanzitutto grazie per essere qua tutti e tutte stasera e per essere in atteggiamento di ascolto. Santa è cresciuta come me e come tanti altri ragazzi e ragazze del nostro giro, della nostra epoca, nell'oratorio salesiano del Redentore a Bari, che appunto è un luogo, ancora oggi uno splendido luogo, quello del Redentore, in cui devo dire ci siamo ritrovati a fare mille cose e a comprendere, ad amare e a vivere tantissime esperienze importanti. E devo dire, come spesso riconosco ripensando anche all'esperienza fatta da Santa e da me, e confrontandomi anche con quelli che sono stati gli amici che hanno condiviso quei momenti, che nessuno di noi è andato perso. Cioè, è una cosa straordinaria, quando si rifà un po' l'appello, no, di quelli che eravamo e di quelle che eravamo, dalle più belle professionalità, no, alle più belle vocazioni, alle più belle chiamate, fino a quella di Santa, insomma. Santa era una delle più piccoline dell'epoca, insomma, in cui io frequentavo l'oratorio salesiano e devo dire che era proprio la tempesta. Era una ragazzina che mamma chiama ancora adesso, la Peperina, Ercolina sempre in piedi, ma era così in ogni ambiente. A noi spesso dava fastidio anche in oratorio proprio perché era una di quelle che faceva la spia, che voleva stare sempre con quelli più grandi, eccetera. Però era anche la bambina molto, molto precoce nell'amore, nella ricerca. Si capiva che aveva qualcosa di frizzante che la voleva portare più in là di quello che vedevamo noi. La cosa, o comunque l'immagine che più ha vissuto Santa in oratorio alla scuola di Don Bosco è proprio la figura di una donna. Al di là del fatto che chiaramente al centro di tutto c'è sempre stato Gesù, che poi diventerà Gesù abbandonato del movimento dei focolari, eccetera, ma al centro della vita di Santa, in oratorio, c'è quella figura che Don Bosco ha presentato e che è Maria Ausiliatrice. E Santa la sceglierà come madre, sorella, compagna, cioè un modello di riferimento sempre molto attuale. Da Maria, appunto, con le fasce, era bellissima questa immagine, mi ha fatto riflettere molto, no? Fino a Maria in piedi sotto la croce. Dal rapporto particolarissimo che ha avuto con il parroco Don Rosario Adamo, col quale ha intessuto un rapporto epistolare fantastico da ragazzina dodicenne, che allora mi sembrava una cosa naturale e normale. Chi è della mia generazione, ricorda quante lettere abbiamo scritto, senza WhatsAppare, senza mandare mail, no? Io mi ricordo proprio fogli e fogli di lettere. Fra queste appunto quelle mandate da Santa al nostro parroco, che straordinariamente nei suoi spostamenti ha comunque conservato, quasi ci fosse già qualcosa nell'aria. Quindi fortissima l'esperienza, determinante l'esperienza dell'oratorio. Il 15 marzo 1991, mentre stava rincasando dalla riunione con il gruppo giovanile di Azione Cattolica, Santa venne assassinata da un suo spasimante che non si arrendeva alla decisione che Santa aveva preso. È sempre difficile, immagino, affrontare questo tema, però la vostra testimonianza è quella del perdono e io vorrei proprio parlare di questo con lei, perché può essere un bellissimo passaggio da condividere con tutti. Considero quel 15 marzo un po', diciamolo proprio in maniera laica, il tradimento da parte dello Stato.
però anche il giorno in cui, pur stravolgendo la vita di tutta la famiglia, è cominciato un momento nuovo, un momento diverso. Tutto poi fino ad arrivare al momento in cui, per caso, diciamo, per caso o perché comunque c'era tutto un disegno, Santa si imbatte in questa persona, in questo giovane uomo, che aveva avuto a che fare comunque con il mondo della Chiesa, ma che non era in realtà proprio il suo spasimante, e l'ha perseguitata, pur non sapendo esattamente, questa è la cosa strana, che Santa stava percorrendo una strada così particolare. Una volta messosi alle sue calcagna non l'ha mollata mai, anzi, più Santa sceglieva, nonostante la privazione della libertà, insomma oggi sentiamo tanto parlare, no, di quelli che sono i segnali e di quelli che poi sono, di quelle che sono le conseguenze di un'azione di stalking, no? di persecuzione ai danni di una donna. Più Santa sceglieva, più lui s'accaniva, fino all'epilogo di quel 15 marzo. Io mi sono chiesta personalmente se ha perdonato lei, perché non dobbiamo farlo noi, se ha perdonato Gesù dopo essere passato dal Getsemani, perché non noi. È chiaro che ci sono i momenti di scoramento, però io ho considerato personalmente, e anche vi devo dire, mamma e papà un po' più fatica la fanno, anche se sono stati i primi rispetto a me a fidarsi di un sacerdote. Io mi ricordo mio padre e mia madre che dopo il funerale, dopo uno o due giorni, sono andati proprio a sentirsi accolti e abbracciati, a capire che cosa stava succedendo di loro, a chiedere alla Chiesa attraverso un sacerdote di sostenerli e di percorrere una strada ancora molto difficile, ovviamente. Io però appunto mi sono detta che qua o ne facevamo un motivo di vita o non aveva senso. Tenete conto che il Vangelo del giorno in cui Santa poi è partita per quell'ultimo viaggio era quello del chicco di grano. E allora, che cosa potevamo fare? Era l'unica cosa, no? Era proprio chiaro quello che era il percorso che ciascuno di noi doveva fare. Ovviamente con le cadute, con il rialzarsi, ognuno a modo proprio, sostenuti dall'amore vicendevole e con quel Gesù in mezzo, di cui Santa ci aveva tanto parlato e di cui ci diceva anche nei diari che io volevo bruciare quando li ho trovati e che Don Tino ha salvato dal fuoco ritenendomi ulteriormente pazza. Quei diari sono un carteggio d'amore che ci insegnano e ci segnano e ci dicono quello che è veramente il modo di amare, di essere santi nell'ordinario. Proprio per continuare a condividere questo straordinario momento, io so che i ragazzi dell'equipe, come la definisce Don Leonardo, l'equipe dei giovani che saranno appunto i protagonisti di questo oratorio, hanno preparato delle domande, allora io prego loro di iniziare a farle. Naturalmente poi, sempre in maniera molto breve per procedere velocemente, se c'è anche qualche altra domanda dalla platea siamo a disposizione. Com'è stata trasformata la vita di chi ha conosciuto Santa? Effettivamente ognuno appunto è stato trasformato in qualche modo. Dicevo prima, io ne ho fatto proprio un motivo di testimonianza e non solo, anche di impegno sociale, perché appunto non è che possiamo negare che si sia trattato di un femminicidio, oltre che chiaramente di martirio, perché io credo che il male si sia proprio infilato nelle pieghe della debolezza di questa persona. Quindi nel mio caso io ne ho fatto proprio un percorso di vita. Gli amici non hanno fatto altro che cominciare a testimoniare, a portare nelle loro vite in maniera forte e speciale quello che ha vissuto Santa e per cui sentivano che lei passava il testimone.
Buonasera. Santa, come ha vissuto la paura di essere perseguitata? Allora, l'ha vissuta come si vive la paura. Cioè, non è che siccome è aperto un processo di beatificazione, le ha detto, oh Signore, vengo incontro, voglio morire, eccetera, eccetera. Non l'ha fatto neanche Gesù, quindi, insomma. Anzi, ho solo 23 anni, lo diceva a Mario e a zio Dino mentre la trasportavano in ospedale, e non voleva morire. Cioè, chi di noi è disposto in questo momento a dire, sì Signore, cioè, lei eccellenza. Nessuno di noi, io sono irriverente certe volte, però l'umanità nostra è proprio in tutto questo. Quindi figuriamoci una ragazzina con tanti sogni, una ragazzina che stava cercando di realizzare tante cose. Quindi ha vissuto la paura come paura, però non si è mai data per vinta, nel senso che nonostante i limiti e anche il sentimento di umiliazione, di frustrazione, no? Con cui ha vissuto quegli anni, mai libera per esempio di andare all'università da sola, ma accompagnata da mamma o da me incinta, dagli amici, da Don Tino, mai lasciata sola, è chiaro che si sentiva braccata, ma se tu leggessi e se noi leggessimo anche in questo momento delle pagine del diario relative a quel periodo, capiremmo che se ne faceva un baffo proprio, no? Della paura umana rispetto alla libertà di pensiero e di amore che tirava fuori. Grazie. Buonasera. Quando avete capito quanto fosse speciale Santa? Beh, diciamo che ce ne eravamo accorticchiati, nel senso che già da quello che mia madre e mio padre dicevano quando si capiva che lei stava operando una scelta, un po' sentore che fosse la bambina o la ragazza che avrebbe svolto comunque una vita piatta e banale, ce l'avevamo avuta. È chiaro che molto più forte la sensazione o comunque proprio la percezione che fosse una ragazza diversa perché innamorata, l'abbiamo avuta soltanto dopo la tragedia e anche forse io, anche molto dopo, quando il professor Beppe Micunco ha lavorato sul diario di Santa e io l'ho affrontato quasi, posso dire, arrabbiata, perché mi ricordo il momento in cui sono entrata in chiesa, dove avremmo presentato poi il diario, e gli ho detto, Beppe, ti posso dire una cosa, tu mi hai rubato mia sorella. Cioè là ho capito che qualcuno aveva guardato a fondo e che aveva visto lo speciale di Santa, di cui poi a poco attraverso le letture del diario, attraverso le testimonianze anche degli amici, dei sacerdoti, di coloro che guardavano a lei, abbiamo cominciato a renderci conto, dopo la nebbia anche del dolore, della confusione, dello smarrimento, là abbiamo cominciato a capire che valore aveva. E poi chiaramente nel momento in cui la diocesi di Bari si è impegnata ad aprire un'inchiesta diocesana e siamo stati chiamati a testimoniarla, là non era possibile più non comprendere. Buonasera. Quanto è stato importante trovare i suoi diari? Molto importante. Io pensavo fossero scritti banalissimi. Quando dopo qualche giorno dalla partenza di Santa per il Cielo io ho riavvolto il nastro della nostra vita e ho ricordato dove infilava i quaderni Santa, proprio nell'armadio in cui c'erano tutte le sue cose, e se mai veniste a casa trovereste sempre tutte le sue cose così com'erano, scoperti i diari, appunto volevo bruciarli perché ho cominciato a guardarli e mi sentivo Santa addosso. Se, mi sembrava che fosse una grave violazione alla sua privacy e per questo volevo bruciarli, perché il fuoco purifica, no? Il fuoco ha una grande capacità, no? Di pulire tutto quanto, e quindi pensavo non si dovesse lasciare traccia, nonostante la scelta dell'abito rosso, nonostante mi sembrava che quelle parole fossero banali. Quando Don Tino, Lucariello appunto, che era intervenuto subito dopo che io avevo ritrovato i diari,
mi ha chiesto come parte mancante del diario, perché poi me l'ha giustificata così, quando io ho chiesto: Don Tino, ma perché questi diari si fermano all'89? E lui mi ha detto, sorridendo, inorgogliendosi un po', credo, ma con sincerità assoluta, che la parte mancante del diario fino al 91 era lui. Cioè, tutto era stato affidato poi a Don Tino, compreso l'ultimo messaggio di Santa, l'ultimo proprio, le ultime volontà, cioè: Don Tino, sappi che qualunque cosa mi succeda, mi succederà, io ho scelto Dio. Quindi quello era proprio, diciamo, l'ultimo pensiero del diario. E quindi lui mi ha chiesto, proprio perché sapeva della bellezza e della ricchezza dell'esperienza di mia sorella, di consegnarglieli. E là abbiamo cominciato a... non abbiamo detto niente neanche a mia madre e mio padre. Abbiamo fatto un po'... siamo stati complici io e Don Tino. Se Don Tino avesse ritenuto che quei diari erano davvero importanti, li avremmo conservati. Il patto fra noi era questo, altrimenti avrei potuto fare quello che volevo. Don Tino è tornato dopo qualche giorno e mi ha detto di conservarli assolutamente. Soltanto un anno dopo li abbiamo ritirati fuori alla richiesta di un vice postulatore, che era una sorta di talent scout delle santità giovani, Don Lodovico Rota, che era venuto da Roma perché aveva letto su una rivista la storia di Santa, però si era molto incuriosito. Là abbiamo tirato fuori i diari e ci siamo accorti della bellezza. Anche se vi devo dire, che mamma e papà non hanno mai voluto leggere i diari, quantomeno direttamente. Chiaramente hanno sentito ogni parola del diario di Santa attraverso quello che abbiamo sempre fatto, ma direttamente non hanno mai voluto leggerli. Sembrava una cosa troppo, troppo intima per loro. E consideriamo che anche questo fa parte dell'umanità di due genitori che, al di là della fede, hanno però dei limiti e dei sentimenti, e questo va accettato. I diari di Santa sono risultati subito importantissimi, non solo ai fini della causa di beatificazione, ma proprio per la bellezza intrinseca che ciascuna delle persone che l'hanno potuti leggere, perché poi sono stati pubblicati appunto integralmente, hanno potuto ritrovarsi. In quante pagine i giovani e le giovani si sono ritrovati? Tantissime, quindi importantissimi questi diari. Buonasera. Ciao. Santa, che rapporto aveva con Maria? Rapporto specialissimo. Speciale dall'inizio alla fine. Anche nel suo diario si legge appunto che vuole essere proprio come Maria. E ci sono pagine d'incanto a proposito di questa donna meravigliosa. E dicevo prima, insomma, dall'inizio, da quando l'ha scoperta come donna della maternità fino alla croce, no? Insegnandoci anche quello che era il cammino, per esempio, di donne come mamma, come me, affinché potessimo comprendere fino in fondo questo mistero, no? Che ancora ci avvolge rispetto allo scopo per cui Santa è andata via. Quindi Maria, per lei è stata colei che ha indicato la via, e se l'è cercata in qualsiasi realtà poi è andata a vivere. E quindi nell'oratorio come Maria Ausiliatrice, nel Movimento dei Focolari, l'opera di Maria nasce così, no? Quindi Maria Fulcro, e lei si è tuffata in questa avventura alla scuola di Maria, a Maria l'Immacolata, no? Dedicandosi completamente a lei e consacrandosi a lei. Quindi più importante di così, credo che solo il Signore, suo sposo, ovviamente lo è stato. Grazie mille davvero per questa testimonianza, e grazie ragazzi per le domande che erano davvero emotivamente coinvolte, perché li ho visti veramente emozionati mentre facevano queste domande.